da chi ci racconterà Udinese-Inter, già in cabina, pronto per la cronaca, Michele Borrelli. Attenzione, attenzione! Il vantaggio dopo 44 secondi, il gol di Davide Frattesi, una bella verticalizzazione per Davide Frattesi che con la sua specialità, l'inserimento in verticale, aspetta l'uscita del nigeriano Koye e poi lo batte con un diagonale rasoterra, l'MLM che si va a spegnere nel sacco, quindi al primo minuto di gioco Inter in maglia gialla e in vantaggio a Udinese, Udinese 0, Internazionale 1. Allora rivediamo per questo assist di Çalhanoğlu, credo. C'è forse un leggero dubbio, io credo sia regolare, no, però è da rivedere. Al limite. Darmian che la mette per Frattesi molto bene in verticale, mi sembrava avesse tagliato, quindi posizione regolare, però ovviamente adesso andrà rivisto al VAR. Vediamo, perché sarebbe importante passare, sbloccarla subito, passare in vantaggio. Koye non si aspettava questa, diciamo, questo diagonale in questo modo, è rimasto un po' sorpreso, anche se Frattesi era arrivato a tu per tu, il gol è confermato, quindi Inter in vantaggio al primo minuto, iniziamo bene, dai ragazzi! Non potevamo partire più forte di così, Inter già in vantaggio dopo neanche un minuto di gioco, gol di Frattesi, vi presento anche gli altri ospiti che ci terranno compagnia in questo sabato pomeriggio, Simone Barbato che voleva fare il pendolino, ma è già cambiato il risultato. Simone. Attenzione però, perché io... Nel frattempo guardavo la sfera magica e avevo già previsto il gol di Frattesi e quindi praticamente se vuoi sapere della partita tutto quello che accadrà, Simone Barbato te lo dirà, il proseguo che avverrà. Attenzione, gol di Frattesi, quindi ve l'ha detto il mio amico Borrelli, 1-0. Ma torniamo nella partita perché c'è un'espulsione, l'allenatore dell'Udinese viene accompagnato nel tunnel per concitate proteste, anche Lovric viene fatto allontanare a malo modo nel tunnel. Attenzione, ora si allargano le maglie sul quadrato di gioco e l'Inter avrà più spazi e cerca subito di sfruttare la propria superiorità numerica. Mkhitaryan per Di Marco che si ferma, alza la testa, lascia partire un tiro delizioso in mezzo all'area, colpisce di testa Turam, botta sicura e para il portiere sulla linea. Attenzione, un tafferuglio pazzesco. Attenzione, giocatori dell'Udinese che spintonano giocatori dell'Inter. Giocatori dell'Inter verso l'arbitro. Attenzione, manca un minuto alla fine della partita. L'arbitro è chiamato al VAR. Shh. 2-0 per l'Inter e finisce la sfera magica, l'Inter sul campo di Udine vince 2-0, a te la linea Bertone. E quindi 2-0 vincerà l'Inter secondo Simone Barbato. Furio Fedele, buon pomeriggio Furio. Buon pomeriggio anche a voi, ne avete bisogno. Ezio Murina, ciao Ezio. Vi unisco alle parole di Furio Fedele, ciao Fede, buongiorno a tutti. E sarei solo curioso di vedere il frame... di quando hanno fermato sicuramente la linea. Poi ce lo faranno vedere, però sì, perché qui posizione regolare qui di Frattesi è sempre più Marotta League, parole pesanti di Murina. E lui l'avete già intravisto durante l'esultanza perché non è riuscito a trattenersi, no, ovviamente. Mario Riso, cuore nerazzurro, il terzo di questo pomeriggio. Allora, io avevo ancora i postumi della sconfitta del derby e ho temuto tantissimo l'inizio di questa gara. Devo dire che mister Inzaghi e tutta la squadra ci hanno messo 45 secondi a zittire tutti. Quindi adesso non venitemi a dire crisi, non venitemi a dire sono tutti, oramai Inzaghi è finito. Mario, quindi fai il bravo. Lunga. No, lo so. Ma è ancora lunga anche per gli amici dell'Udinese, cioè non è che è lunga solo per noi. Quindi io non so se fidarmi del pendolino di Simone, perché prima del derby l'aveva fatto e onestamente non aveva magica. Hai perso un orecchino, eh? No, ne ho sempre avuto uno, questa è la seconda stella. Cioè, io penso. Sai, è quella che hai perso tu in realtà. Attenzione all'Udinese, Michele, in avanti, dopo andiamo alle formazioni, perché siamo andati rapidissimi, 5 minuti di gioco. E si va a ritmi molto alti, inquadrato Runjanić, che ovviamente non può essere soddisfatto di questa partenza. Inter che se doveva reagire allo schiaffo preso nel derby lo sta facendo almeno stavolta col giusto approccio, e quindi questo è già un buon segnale. Allora l'Udinese è in fase d'attacco, quindi resterei ancora un po' su questa azione e poi andiamo alle formazioni con l'Udinese che però torna indietro. Allora, formazioni, partiamo con l'Udinese che cambia un po' rispetto alla partita di Coppa Italia, dove ha girato, ruotato un po' gli uomini il tedesco Runjanić. Udinese 3, Salernitana 1 in settimana, e quindi ora Okoye, attenzione però, ancora Udinese Inter che respinge. Okoye, Cabasele, Biol e Touré, deve fare a meno di Christensen in difesa. A centrocampo è Zibué con Zemura a sinistra, qui deve fare a meno di Camara.
E poi l'ultima assenza a centrocampo, dove ci sono Lovric, Karlstrom e Zarraga. Non c'è Paiero, lui invece si è infortunato, purtroppo ne avrà per un po'. E quindi Runjanić passa al 3-5-2 a specchio con l'Inter, davanti Toven e la sorpresa, se vogliamo, Davis al posto di Lucca. Ieri in conferenza chi gli aveva chiesto al mister se poteva essere una staffetta Davis e Lucca, ha detto una buona idea, mi ha dato una buona idea, ha riso e forse oggi ci sarà staffetta tra i due. L'Inter risponde Inzaghi con pochi cambi rispetto al derby, per la precisione 3, Sommer in porta, Bissek il primo cambio con Acerbi e Bastoni a completare la linea difensiva, Darmian e Di Marco esterni, Darmian quindi al posto di Dumfries il secondo cambio, il terzo anche qui obbligato perché Barella è infortunato, quindi Frattesi al suo posto con Çalhanoğlu, Mkhitaryan davanti, insiste con Lautaro Thuram, Lautaro che insegue il suo primo gol in questa stagione, Thuram il capocannoniere con 4. Michele, allora andiamo a completare il parterre e poi ovviamente torniamo in cronaca perché c'è anche un volto femminile in questo pomeriggio su Netflix Calcio Show, andiamo in collegamento, è la prima volta che non è qui con noi, almeno con me in conduzione, ma la vedo in collegamento, Marianna Montagnino, ciao Marianna. Buon pomeriggio Fede, è un grandissimo onore fare parte di questo parterre, tornare anzi a far parte di questo parterre e come hai detto tu, sì, è la prima volta che faccio proprio il collegamento, anzi capita con te proprio. Tra l'altro Mari, tu sei prima in classifica in questo momento con Inter e Milan, perché l'Inter vincendo arriva a 11, il Milan ha già vinto ieri sera e ci è arrivato, ma il tuo Toro gioca domani, per cui tecnicamente... Esatto. Tu sei ancora la squadra che può determinare la classifica. Morina fa dei segni, tu non lo vedi, ma Morina non ci crede nel Toro. Beh, ogni 47 anni può anche capitare. È come la cometa di Halley. Era 88 un certo punto. Sì, ma infatti probabilmente è andata proprio così. Cioè, è un'occasione che in effetti dopo 47 anni, dal 76-77, siamo primi. Neanch'io ci credo così tanto, onestamente, che rimarremo sulla vetta della classifica per tanto. Perché comunque, a differenza di squadre come quelle che stiamo analizzando adesso, come l'Inter o il Milan, la Juventus, insomma, adesso tralasciando l'inizio di campionato che hanno queste squadre, comunque noi abbiamo una panchina veramente molto corta. E poi oggi leggere che il Manchester City di Pep Guardiola punta gli occhi su Ricci e il Toro comunque ha una richiesta non inferiore ai 30 milioni, insomma, temo già per il calciomercato di gennaio. Insomma, chiaramente se arrivano certe proposte è difficile dire di no. Abbiamo rivisto il gol di Frattesi. Ezio, direi posizione regolarissima, eh? Anch'io avevo avuto un po' il dubbio, ma questo replay ce lo toglie completamente. C'era Cabasele e Federico a destra rispetto alla posizione di sinistra. Attenzione ancora Inter in avanti, il colpo ma di no, testa ma no! Fuori di Lautaro Martinez, che solo soletto sul secondo palo doveva solo spingere il pallone verso la porta, invece è andato dritto per dritto e la palla è uscita alla sinistra di Okoye di pochissimo, mi sembrava più difficile qui sbagliare che segnare. Questo è un gol stramangiato. No, ancora sì. Mi dici che perché era ammonito? Ma perché c'era, perché aveva volevi... il giallo per Inzaghi pesa tanto, sì, lo sappiamo. E l'ha insomma fatto rimanere in campo fin troppo. Scusate, per i suoi gusti. Contropiede dell'Inter con Mkhitaryan e Di Marco sulla non sinistra, condivido. Ancora Di Marco nell'uno contro uno, il cross è buono sul secondo palo per Lautaro che carica il destro, poi è generoso la da Frattesi. Ma no! Qua bella la giocata di Lautaro Martinez che intelligentemente da posizione più favorevole vede Davide Frattesi e quindi lo serve. Qui la deve solo veramente piazzare bene, ma non la prende col piattone nella maniera giusta e quindi qua doveva invece incrociare, a differenza del colpo di testa di Lautaro che bastava andare dritto, dritto per dritto e qui si rammarica, fa così Frattesi con il pugno in bocca, niente da fare, la palla siamo va fuori. A 4 occasioni nitide per l'Inter in 28 minuti, quasi, lo 0-1 sta stretto. Sta stretto, gol ma sbagliato, ci sta tranquillamente lo 0-2. Beh, qui almeno, ma è un film già visto questo, l'Inter che mangia più gol di quelli che fa, era una costante di qualche tempo fa e anche della scorsa stagione. Infatti Inzaghi spesso si rammarica proprio del fatto che le occasioni sono davvero pulitissime, perché non sono insomma rimpalli o quant'altro, sono proprio giocate, manovrate che poi alla fine mettono uno contro uno l'uomo davanti al portiere. In questo caso Frattesi ha colpito di stinco perché probabilmente il pallone gli è rimbalzato leggermente alto. Ricordiamo che fino a un minuto fa pioveva dirotto. E sì, forse il terreno non è
Sì, un clima stranissimo perché c'era il sole, però pioveva forte. Adesso quindi... non c'è più il sole e non piove più. E non piove più. Vabbè, insomma, una giornata particolare a Udine. Facciamo, vediamo anche le previsioni del tempo per domani, già che ci tutto, sei. Tutto se vuoi, guarda. Beh, qui abbiamo l'oracolo, che... voglio dire, non possiamo chiedere qualsiasi cosa. Lui si sta già preparando, io ve lo dico, per Genoa-Juve, perché lui farà il pendolino, tra un po'. Mi sto scrivendo le formazioni come faccio ogni volta. Sì, bravo. E poi, anche di Torino-Lazio, forse... che è l'altra capolista, così Mariana... Ecco, lì sarei molto curiosa. Ecco, caso. Mariana, Barbato ti darà anche il risultato di Torino-Lazio, lo farà con 24 ore d'anticipo, quindi insomma... 24 ore di anticipo. Segnati la formazione della Juve, Zoff, Gentile, Cabrini. Torniamo da Michele, sì, in telecronaca. Beh, con quella si vince facile. Io ho avuto, in questi giorni, ho avuto tanti milanisti che mi hanno scritto sul web... e dicendomi le cose, insultandoti? No. Le cose più svariate, quindi poi immagino. Avrei una canzoncina per cantargli una serenata con eleganza e diciamo ribattere così alle loro provocazioni. Avremo modo di farlo. Palla all'Inter, riparte l'Inter Borrelli, con Michele. Lautaro Martinez sulla tre quarti, troppo lungo il passaggio ma riesce a tenere il pallone in gioco Mkhitaryan, e quindi Inter che ora può gestire questa ripartenza. Mezz'ora di gioco se n'è andata. Sempre 1-0 per l'Inter, il gol dopo 44 secondi, ma risultato che poteva essere molto più tondo, e mi auguro che l'Inter insomma non si debba non debba avere rimpianti per questa partita, perché i gol quando ci sono tutte queste occasioni devono essere almeno 2 di vantaggio. Ora Inter che amministra, ma abbiamo visto i punti deboli dell'Udinese, che dietro colpita in velocità può essere battuta con appunto i Cabasele, Biol stesso e Touré, non sono proprio fulmini di guerra. Oggi ha schierato Runiaic, solo Toven dietro la punta, di solito gioca con 2 trequartisti, ma ricordo l'Udinese 10 punti in classifica davanti all'Inter prima di questa partita, ha perso solo con la Roma l'ultima partita, le altre le aveva vinte, soprattutto qui al Blue Energy Stadium aveva battuto sia la Lazio 2-1 che il Como 1-0. Inter che manovra in fase difensiva con Bastoni, Acerbi e Bissek. Acerbi che torna però da Bastoni a sinistra, non da Bissek. Bastoni alza la testa, vediamo se fa un cambio di campo. No, preferisce tenere giustamente anche il possesso del pallone, visto che l'Udinese in questo momento non pressa, aspetta. E allora l'Inter è in vantaggio, non deve per forza essere frenetica. Ora prova a verticalizzare per Frattesi, che va ancora nello spazio. In difficoltà Isaac Touré, che però in scivolata riesce a deviare in fallo laterale a ridosso della bandierina. Quindi Inter in fase d'attacco, Frattesi scatenato in questo primo tempo. Ovviamente vuole anche rispondere a quelle che diceva Mario, sono state le critiche, secondo me anche un po' ingiuste, perché poi è entrato solo in un tratto di partita. Sembrava che l'Inter avesse perso solo per chi è subentrato, ma è stato... quasi tutto il derby negativo, quindi anche dei titolari. Fallo laterale per l'Inter ora, dalla destra, abbiamo detto quasi un calcio d'angolo perché batteranno probabilmente lungo Darmian, vediamo ancora Matteo Darmian, autore dell'assist del gol, che va in area di rigore a cercare Bissek, che viene anticipato, allora l'Udinese qua può ripartire perché l'Inter non è in possesso palla. Toven, il capitano, che però anticipato da Mkhitaryan, molto bravo l'armeno, anche lui, tante critiche, abituati a prestazioni eccellenti per Mkhitaryan, non un buon inizio di campionato, e quindi cerca di rispondere, si è affidato alle certezze. Inzaghi ha cercato di chiedere ancora ai suoi generali, insomma, di dare una risposta, e la stanno dando. Questa prima mezz'ora è una grande risposta, credo, dell'Inter, che però conferma anche che quindi col Monza e col Milan ha influito anche l'atteggiamento, la testa, la giusta cattiveria ferocia con cui l'Inter è entrata per esempio in campo oggi. Sì. Ora c'è Biol in fase di possesso, quindi è l'Udinese che ha la palla e l'Inter che è tutta nella sua metà campo con ordine a difendere le posizioni. Attenzione la palla in mezzo a cercare Davis, l'inglese anche lui quasi 1,90 m, 1,89 m, quindi ancora per sfruttare queste palle messe in mezzo, ma dalla lunga distanza non impensieriscono i difensori, i cross pericolosi sono quelli dal fondo, come ci insegnano gli allenatori, quindi nulla di fatto. 32 minuti di gioco, quasi 33, sempre 1-0 per l'Inter. Ora l'Udinese prova a riaffacciarsi nella metà campo nerazzurra, oggi giallonera, terza maglia per l'Inter in trasferta. Mario, l'approccio è effettivamente molto diverso da quello di Monza e anche da quello nel derby. Sì, attenzione alla Udinese, ecco, in aria, il tiro fuori deviato da Di Marco, credo Di Marco che è riuscito ha fatto a fare un salvataggio clamoroso. L'Udinese vicinissima al pareggio, un'azione da sinistra di Zemura. Che occasione! Il cross di Zemura, palla in mezzo, Bastoni superato. C'era l'inserimento di Lovric in mezzo di 2 giocatori, di Davis e di Lovric, e soprattutto Lovric, ma fantastico Di Marco.
con una diagonale, si dispera, Carnevale in tribuna, dirigente dell'Udinese. Ce l'ha tolta dalla porta. Di Marco ha esultato come se avesse segnato giustamente una diagonale rischiava di essere un autogol. Comunque questo è il calcio, stai attaccando, fai un approccio bellissimo e poi una disattenzione rischi di mandare calcio d'angolo battuto corto, attenzione, palla lunga sul secondo palo, ancora Udinese, Frattesi che salta di testa, la prende però ancora l'Udinese con i suoi alti, ora gestisce questo pallone con Touré. Fa impressione, sembra un giocatore di basket, anche quando va davanti è almeno 20 centimetri più alto di tutti. Ancora palla in mezzo, il colpo di testa e il pareggio dell'Udinese! Incredibile, al 35esimo, l'Udinese al secondo, terzo tentativo. Il secondo in un minuto, la mette dentro. Il colpo di testa con Cabasele che si fa perdonare dal gol subito perché lui aveva tenuto in gioco Frattesi. Abbiamo detto, i colpi di testa sono un pericolo, bisogna stare attenti, è proprio su un colpo di testa, ancora come a Monza, ma è ancora era lunga, che l'aveva dai. Messo in mezzo, qui ancora il cross da destra, è ancora nella stessa posizione proprio di Monza, Cabasele va stavolta, non ha saltato come Dani Mota, ma la mette nell'angolino lontano, qua Sommer non può fare niente, vediamo chi era su di lui. Antice, no, è lontanissimo Bissek, è proprio lontano, non c'è nessuno. Cosa incredibile. Cioè è da solo a colpire, perché Bissek è lontano, qui da questo replay non si capisce, ma... No. Prima era vicino, poi quando parte il cross si allontana, si stacca, anziché avvicinarsi si stacca e quindi colpisce tutto solo Cabasele e quindi il gol dell'Udinese che adesso ragazzi, ci sta. Io proporrei un time out perché gli interisti in studio mi sembra che siano... L'hanno preso... Era nell'aria. No, però, cioè, però era si può parlare di doccia fredda perché ripeto, fino a abbiamo detto al 28esimo 4 palle gol pulite per l'Inter, a 0. Cioè. Sì, però poi la cosa sono strana. Arrivati due dell'Udinese, però... effettivamente Mario, stavamo parlando dell'approccio, l'approccio è stato buono. L'approccio è stato buono, ma in realtà quello che mi fa un po' specie, perché di questo si tratta, è che avevi rischiato di prendere il gol esattamente 30 secondi prima, non contento riesci ad avere un'altra distrazione. Posso dire che anche Sommer, secondo me, invece, no, di, invece di inginocchiarsi, no, magari esci. Non no, so. No, non poteva far niente. Ma comunque visto che è il pallone. Posso dirti che se ci riprovano 20 volte gli attaccanti dell'Udinese, ancora Udinese non lo rifanno intanto, mai più. Michele. Sì, l'Udinese che ora attacca da sinistra, Inter che ora sta subendo un po' il colpo, palla in mezzo. Ricordo, l'Udinese non è una squadra... scarsa, non è una squadra mediocre, non si deve abbassare assolutamente l'attenzione. Qui l'Inter ha messo in campo un'altra delle sue specialità di questa stagione, la distrazione in area di rigore. Era successo due volte clamorosamente con il Genoa, è successo nel cross di Izzo col Monza, dove Izzo ha avuto tutto il tempo di crossare, e qua di nuovo, se vogliamo, anche il primo gol del derby, perché lì Pulisic ha attraversato quattro giocatori dell'Inter dritto per dritto. Non va bene, insomma, in fase difensiva bisogna essere più ermetici, più convinti. Ora Çalhanoğlu che sventaglia molto bene che per pallone. Di Marco, Inter che deve riprendere il discorso, no, lasciato dai, a metà, Dima. Il cross è troppo corto, respinge la difesa dell'Udinese, ora l'Inter con Bastoni non riesce a controllare, peccato, perché pure qua, con un po' di tranquillità, la difesa dell'Udinese era tutta scoperta, la frenesia in questo caso ha fatto sbagliare il cross a Di Marco, che aveva salvato un minuto prima del gol sì. Una grande occasione per l'Udinese, e poi però ma è arrivato. Scusami, il colpo di testa, Çalhanoğlu ha fatto una cosa incredibile. Un lancio bellissimo. Un lancio fra lui e Aslani, forse c'è un po' di differenza. Ce n'è tantissima di differenza in questo momento. Infatti, togli Çalhanoğlu e metti Aslani nel derby. Già vista una cosa simile. Dai, Thuram, se ne va Thuram, è tutto solo a destra Darmian. Tira Darmian, il tiro è fuori! Basta! Un'altra occasione per l'Inter, Michele, magari meno clamorosa di quelle di Lautaro e Thuram, però comunque un'occasione importante questa per Darmian. Sì, è importantissima perché era una netta superiorità numerica, quindi il passaggio sulla destra all'uomo libero che deve stop a seguire e scolasticamente incrociare. Non ci riesce, incredibile, il tiro è brutto perché non è a incrociare, poi è un po'... ostacolato dal difensore che rinviene, ma ha avuto tutto il tempo di aggiustarsela. Questo è un gol, un altro gol mangiato. Quello di Thuram secondo me no, perché è stato bravo a conquistare la palla, era in caduta, ma quello di Lautaro e questo di Darmian sono errori gravi che si pagano. Cioè, in un tempo quante volte pensi di doverti presentare davanti alla porta solo per essere in vantaggio? 10.000? Sì, tanto... quello è il classico tiro dove chiudi fermo. Gli occhi, non guardi neanche la porta, calci, ma davvero è inspiegabile. 5 gol buttati via, e a questo punto mi viene da pensare a tutti i criticoni di Inzaghi, ma cosa può fare un allenatore che manda i propri calciatori
grazie agli schemi, grazie a come li mette in campo, 5 volte però, puliti davanti alla porta, e fanno un gol la gara, la Cazzim, cioè, è lui che deve stimolare, lui più che di deve... così, dimmi quante squadre riescono a fare in un tempo 5 azioni da gol pulite come in questo caso. Allora c'è qualcosa che non funziona anche a livello allora societario, bisogna alzare la voce, bisogna cambiare qualcosa. A livello qualcosa difensivo però un po' di concentrazione manca, perché quelle due occasioni che ha lasciato all'Udinese l'Inter dell'anno scorso non le avrebbe lasciate mai, In effetti una poi, dietro l'altra, esatto, poi per cui quello... avevi avuto l'avvisaglia già di un po' di calo di concentrazione, per fortuna che ci aveva messo una pezza Di Marco, ma non puoi esattamente 30 secondi dopo prendere un gol, sì, in quel modo. Stiamo con Michele fino alla fine del primo tempo. Mancano 30 secondi perché sono stati dati 2 minuti di recupero e ne è passato 1 e mezzo, quindi Inter ora che prova a fare un ultimo attacco, è buono per Mkhitaryan, Lautaro si deve girare, marcato da Cabasele, guadagna un angolo, vediamo se c'è tempo di batterlo, credo no, fuori gioco, e quindi l'angolo salta, niente da fare, niente, finirà qua però, il primo tempo. Veramente tanto rammarico perché l'atteggiamento era giusto, la rabbia era giusta, la determinazione, crei tanto e sbagli tanto, poi l'Udinese hanno concesso 3 occasioni, all'Udine 2 più importanti, e la distrazione in area di rigore è importante, quella dell'Inter, perché Cabasele non può colpire tutto solo. Che è difficile riconfermarsi dopo lo scudetto, quasi una maledizione. No, vabbè, ma... è la sesta partita. Calma! Non si tratta di calma. Essere difficile. Ma, sai, riconfermarsi... No, l'arbitro fa correre maggio, però ancora, siamo a 2 minuti e mezzo, non credo che si andrà avanti ancora. Si gioca ancora per credo perché c'è stata quell'interruzione. Vediamo, forse da 1 minuto in più e quindi si va oltre i 2 minuti e mezzo, si arriverà probabilmente a 3 minuti, quindi c'è un'ultima possibilità per l'Inter che però deve accelerare la pratica. Frattesi, no, verticale, Lautaro qua stava andando bene nello spazio, perde palla ancora l'Udinese, errore, ultima azione è per l'Inter, Di Marco alza la testa in mezzo, Lautaro, gol! Quasi involontariamente la voglio rivedere, Lautaro la tocca e tutti sul capitano ad esultare, il minuto in più provvidenziale per l'Inter che si riporta in vantaggio, gol del Toro, dopo tanto l'abbiamo aspettato dal 10 maggio in campionato, è vero che c'è l'estate di mezzo alla Coppa America, ma qui il Toro ringrazia il cielo perché è tornato al gol, è il suo primo stagionale, lo voglio rivedere se aveva sbagliato anche questo oppure è stato un tocco di fino, gli è rimbalzata addosso la bro. Palla Di Marco, la palla è in mezzo, poi il difensore, ma forse autogol, ragazzi. Forse me... autogol. Secondo me autogol di Bijol. Autogol di Bijol. Uno di noi Bijol, grande. Grande esultanza, ma credo che Bijol sia stato lui a deviare nella sua porta, quindi allora c'è stato prima il rimpallo, Lautaro è esultato come se avesse segnato lui e mi ha anche un po' ingannato. Ma neanche più di tanto, Michele, se lo guardi Lautaro lo sa che insomma l'ha presa e ma non niente, l'ha presa. Sempre però, 2-1 gol, siamo, vale, meglio così, almeno non ti lamenti del VAR, no. Non l'ha fatto Lautaro, è autorete, bene, va bene, se no chiami il VAR anche in questo caso. Appena fatto ho detto a Federico, non sa come ha fatto a farlo. Tanto è vero che grazie ragazzi, grazie ragazzi. Finisce lui il primo tempo ed è una beffa a questo punto per l'Udinese, ma nel senso che mancavano 10 secondi alla fine di questo primo tempo e l'Inter riesce a tornare in vantaggio. Non abbiamo ancora capito se è gol di Lautaro o autogol. C'è qualche dubbio perché al momento l'azione è stato dato a Lautaro, però io credo che Bijol sia stato poi lui a indirizzare nella porta. C'è prima un tocco di Bijol, poi di Lautaro e l'ultimo forse di nuovo Bijol. Però cercheremo di appurare, da capire, Michele, sì. Ma quel minuto L'Udinese, in più a 30 secondi dalla fine sbaglia un appoggio a centrocampo che fa ripartire l'Inter in questa Il bello è che l'Inter sbaglia a sua volta, perché alla fine ma è Marotta League anche mi sa di sì. In quel minuto che hanno dato in più mi sa di sì, perché la partita doveva finire al 47esimo, però io avevo visto una lunga interruzione a ridosso del 45esimo, probabilmente il minuto in più è figlio di dopo quello. Gli 11 minuti di recupero per il Napoli, adesso minuti in più per l'Inter che guarda caso se vogliamo parlare di calcio, se ci vogliamo ma non ci cascare, ma non vedi che da inizio puntata che fa così, ma uno magari
cambia canale, sta sentendo, dice: come è andato il primo tempo? Allora, no, la Marotta League, il minuto in più. L'Inter ha dominato il primo tempo, ingenuamente ha concesso un gol. Se erano 4-1, non c'era niente da dire. Questo sì, è il primo tempo. Però non ci cascare. Lui ti sta facciamo provocando da inizio puntata. Forse non ti è chiara questa scusate, cosa. Quindi però non dargli retta e pensiamo alla nostra Inter. Ma attenzione, invece, pensiamo al nostro mentore. Al mago? Esatto, che non sa più cosa scrivere. Aveva a questo detto, punto. Aveva detto 2-0 e 2-1, però i due però gol dell'Inter li ha presi. Non aveva previsto l'autorete. Adesso è lì che non aveva, beh, però adesso non possiamo pretendere. Racimolando le idee. Se vogliamo dirla, neanche gol di Lautaro. Se no ci facciamo dare i sei numeri dell'otto, voglio dire. No, a tutti i telespettatori, a tutti i telespettatori: 64, 3, 12, 26, 80 e 22 sulla ruota di Cagliari. Tu sei consapevole che se succede questa cosa a tutti i telespettatori. Pensavo sulla ruota di Ovada. La ruota di Cagliari. Allora, facciamo subito i migliori e i peggiori di questo primo tempo, così poi lo commentiamo, lo analizziamo un po', perché è stato un primo tempo strano, onestamente. Fino al 27esimo, 28esimo, in campo c'era solo l'Inter, Michele. Poi un attimo di blackout, però costato molto caro, perché arriva il pareggio dell'Udinese, e poi quando praticamente ormai si era già verso l'intervallo, di nuovo Inter in vantaggio. C'è da dire che gli schiaffi presi finora nelle prime 5 giornate hanno dato una grinta diversa a questa squadra. È vero, la disattenzione in aria, però nel complesso non c'è partita. Cioè, tra Monza e oggi l'Inter va a velocità doppia, tripla. Monza passeggiava in campo, teneva la palla e si accontentava. Oggi anche la reazione dopo il gol c'è stata. Poi l'Udinese ha perso palla, però l'Inter è andata aggressiva al 48esimo, due volte a recuperare palla altissima. Quindi c'è voglia, si vede, e io mi auguro che questo sia di buon auspicio per il prosieguo, perché se l'Inter ci mette la testa è una squadra forte, l'abbiamo sempre detto. Allora, voglio premiare, ovviamente, se lo merita, Frattesi, perché l'inserimento, la grinta, dice anche prima Mario, non è solo il gol. Non è solo il gol, confermo, ma è tutta la prestazione. Ha sbagliato anche un tiro, ma era stato di nuovo bravo a inserirsi, quindi un bel 7 per Frattesi, se lo merita già in questo primo tempo. Bella risposta per lui. Poi il migliore in campo nell'ultimo mese, Di Marco, che è fisso, ha grandi prestazioni, ha salvato un gol che era come segnare, quindi anche lui sul 7. Si è visto anche la voglia che ha cercato di trasmettere ai compagni anche dopo il pareggio, sempre sul pezzo, Di Marco 7. E poi Çalhanoğlu 6 e mezzo. Furio aveva sottolineato un bel cambio di gioco: quando Çalhanoğlu inizia a girare, tutta l'Inter inizia a girare intorno a lui. Quindi 6 e mezzo per Çalhanoğlu, che insomma in questo inizio di stagione ha avuto degli acciacchi, problemini fisici, anche per lui deve essere una ripartenza. Poi le insufficienze, l'abbiamo detto durante la cronaca, la difesa non perfetta ma su singoli episodi. Bastoni ha perso una palla, Bissek ha stretto e poi allargato, la marcatura non era buona. E quindi salvo Acerbi, mentre sia Bissek che a Bastoni do un 5 e mezzo, perché non è che hanno sbagliato la prestazione, ma hanno sbagliato l'episodio. Però uno ti è costato caro, l'altro quasi, quindi 5 e mezzo per tutti e due. Lautaro non lo premieresti, Lautaro? Per guarda, Lautaro gli avrei dato quasi 5 e mezzo se non fosse stato poi per il gol, perché quel gol mangiato era troppo pesante. Poi l'ho tolto tra i down, perché ovviamente il gol diventa importante, e comunque l'attitudine giusta, ma io quella gliel'ho vista sempre anche nel derby, però metterlo tra gli up no, secondo me è ancora non brillante, è voglioso. Ci sta, anche perché brillante. Poi aveva sbagliato un gol. È un 6, diciamo, cioè, è un 6. Poi adesso Michele, poi quando per ora la Lega l'ha dato a Lautaro il gol, dobbiamo poi capire, perché di solito può anche cambiare entro anche un'ora, no, la decisione. Comunque c'è la Noglu da 7, secondo me. C'è la Noglu, tu dici da 6, se Ezio volevi commentare gli appena. No, volevo commentare quello che ha detto Michele prima, perché dicendo, se qualcuno si è collegato in questo momento, non capisce che l'Inter, al dito quella frecciata, che l'Inter poteva aver fatto 4 gol. E io ti posso anche dar ragione, perché le occasioni ci sono state. Tu però, parole tue, hai appena ricordato di un salvataggio miracoloso che equivale ad un gol di Marco in una grossissima... E gol, due occasioni belle per l'Udinese. E due, quindi potevamo essere... 3-3. 4-3, non ci cascare, Michele, non gli dar retta. 4 occasioni, è vero,
ma l'Udinese non è stata a guardare, no. E l'Inter, facciamo 4-2, ha avuto, dai, l'Inter ha avuto delle gravi distrazioni difensive, sì, soprattutto allora, offensive. Dai, sì, sì, no, ma cioè, abbiamo detto allora, che... grave il gol, perché quella di Di Marco è stata caspita. Brava l'Udinese andare in velocità, l'Inter era in 2 contro 2, l'hanno messo in mezzo, bastoni, e Di Marco ha chiuso. 4, Non è che è un'azione dove erano distratti quella del salvataggio di Di Marco, però... così come il tiro di Lovric deviato in angolo, erano 3 contro 1. La distrazione è sul gol, lì sono piazzati non male. Non so. Certo che anche Okoye sul gol di Frattesi, adesso stavo rivedendo, bravissimo, gli ha rubato il tempo proprio. Sì, lì. Ma insomma, Frattesi bravo, però il tiro non è irresistibile. Ma l'ha calciata proprio male, secondo me quelli sono i classici gol alla Pippo Inzaghi. No, ma no, non l'ha calciata male. Sono quei gol lì che la calci sporca. No, secondo me Okoye si aspetta il tiro forte, sì, ma l'ha Frattesi... La devia proprio quel tanto che basta per spiazzare il problema. Ma l'ha fatto, tu dici che l'ha fatto, sì, di no, secondo me l'ha toccata piano piano per andare sul secondo palo. Sono d'accordo con Mario. E il portiere si inginocchia troppo presto, tocca il pallone con la mano destra, però in modo... ma gli ha rubato il tempo, sostanzialmente è quello. Dai, gli è passata lì. È come quando al rigore spiazzi il portiere che gliela tiri vicino, ma non può fare niente. Sentiamo anche Marianna su questo finale pazzo di primo tempo che ha riportato l'Inter in vantaggio. Mari. No, l'Inter sicuramente brava a crederci fino agli ultimi 10 secondi, ecco, perché questo è anche essere squadra, comunque avere la voglia e la grinta di vincere. Quindi io sinceramente questa cosa qui la premio, adesso indifferentemente che sia stato concesso un minuto extra al recupero e tutto quanto, però se effettivamente il tempo era da recuperare è giusto che venga recuperato, visto che vediamo dei tempi assurdi di 11 minuti e quant'altro, quindi un minuto insomma. Sì, è vero, ha dato il gol all'Inter, però personalmente hanno avuto la voglia di andare a segnare. Adesso non si può dire che è stata la partita, adesso il primo tempo, brillante da parte dei nerazzurri, però io penso che sicuramente questa voglia di riscatto, intanto dal derby, ma poi di ripresa da Monza, come è stato ricordato prima da Michele, ci debba essere, perché comunque la risposta deve arrivare. Siamo soltanto all'inizio del campionato, il percorso è ancora lungo, anche perché ricordiamoci la Champions e tutto quanto, però l'Inter deve ancora ingranare, ma quello che posso dire, mia opinione personale, è che l'Inter ha tutte le carte in regola per farlo e per continuare a fare meglio. Sì, beh Mario, ma credo che la qualità della rosa dell'Inter non la discuta nessuno. Okay. È vero però che rispetto all'anno scorso, finora, poi magari sarà diverso, però qualcosa di diverso c'è. Sì, è vero, però siamo anche nella fase iniziale del campionato e l'Udinese, che oggi stiamo trattando come una squadra di mezza classifica, in realtà è tra le prime 4, se non sbaglio, del campionato in corso. È stata anche proprio la prima in classifica. Assolutamente sì. Per 2 giornate. E quindi, appunto, non è una squadra da sottovalutare. No, è un avversario che in questo momento è in forma. Sì. Domenica ha perso 3-0. Anche con Sottile allenatore, a un certo punto era prima in classifica e poi... Assolutamente sì. È una squadra che mi sembra che abbia delle partenze veloci, ma poi bisogna anche capire... Ma bisogna dire che contro la Roma, contro una Roma a pezzi, ha fatto una partita non bella. Ma oggi non è messa particolarmente bene in campo, perché poi adesso gli ultimi 10 minuti nei quali ha avuto quelle 2 famose occasioni da gol hanno fatto un po' rivedere tutto il senso della partita. Però ma onestamente era più colpa dell'Inter che non merito dell'Udinese, perché in quelle 2 occasioni l'Inter non poteva però se ti ritrovi davvero ad avere 10 punti in classifica a questo punto del campionato è perché stai facendo bene, e quindi i meriti o i demeriti poi sono sempre però non puoi, oggettivi. Non puoi non vincere contro questa Udinese, che mi sembra che abbia... Ma la differenza è notevole. Sì, però il calcio ci insegna che la differenza è notevole, è a un minuto dalla fine del derby eri 1-1 e poi lo perdi. In questo momento avevi fatto 35 minuti di dominio assoluto, poi prendi gol e rischi di prendere anche il secondo. Cioè, onestamente il calcio è questo, soprattutto in questo momento storico, perché poi si fanno già dei bilanci, ma è un po' strano fare dei bilanci a questo punto del campionato. È normale che si diano dei giudizi strada facendo, no? Certo. Gara dopo gara, d'altronde noi siamo qui anche per questo. Assolutamente. E poi l'obiettivo dell'Inter deve essere vincere, quello è l'obiettivo. Non solo, l'abbiamo già detto più riprese. Proprio l'obiettivo pratico è la Champions League. Esattamente, ora la palla per Turam, un lancio lungo, 1 contro 1, riesce a servire Lautaro che carica il destro e il tiro! E gol! E gol! Lauti! Del Toro!
Bahia Blanca è tornato, è ufficiale! 3-1 per l'Inter all'inizio del secondo tempo. Thuram lo serve, il Toro non tira subito perché vuole essere sicuro e poi scarica tutta la rabbia di questo mamma periodo mia, senza gol giocatore. Con un destro preciso. Çalhanoğlu, Thuram vanno tutti a esultare sotto il settore ospiti dei tifosi dell'Inter che si sono fatti sentire. Vai, Internazionale Lauti, 3, Udinese 1 e ora le distanze sono un po' più giuste per quello che si è visto e che l'Inter ha creato. Bene, bene Toro! Contro le avversità. Allora, cosa ha fatto questo difensore? Chi è? Bijol sempre. Cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Sì, si fa saltare dal lancio lungo, poi Bionzi. Bravo Lautaro sì, però. Si fa perché saltare come un dilettante. Bel gol di Lautaro. Gol è bello, sì. Niente da dire. Ma c'è il lancio di bastoni, vedete che qui ecco sbaglia il tempo la calcola male, un lancio lungo di bastoni non è su un giocatore dell'Inter, è una palla, insomma una ripartenza. Bijol calcola male proprio la traiettoria, perché non pensano possiamo nemmeno dire rimbalzo, scala, la palla non era nemmeno rimbalzata, la liscia, c'è però Thuram con Cabasele. Thuram vede che sta arrivando Lautaro, Bijol va a raddoppiare dove c'è Cabasele su Thuram, Thuram la lascia a Lautaro e poi Lautaro centralmente dal limite dell'area non ha difficoltà a caricare il destro e a colpire Okoye. Inter che arriva adesso a 13 gol, il migliore attacco è il Milan a 14. Quindi diciamo che la fase produttiva, quella va bene. Certo. Bisogna limare le disattenzioni dietro. Michele, ecco, dietro tutto, quanti sono i gol subiti? Sono 6 adesso, quindi un gol a partita. Un di gol media. In meno del Milan, giusto? Il Milan ne ha presi 7, sì. Quindi però se ragioniamo su come veniva certo criticata la difesa del Milan. Tutto insomma giusto quello che ha detto Michele, ma voglio ancora sottolineare che un giocatore, un difensore di Serie A non può fare un errore del genere. Perché adesso cosa fa? Ancora Inter, Michele. Ancora Inter che recupera palla. Ora Thuram cerca da terra, viene però fermato di servire Di Marco, ma ancora un recupero palla di Çalhanoğlu. Attenzione, Inter pericolosa ora con Lautaro. Anticipato di un niente. Ma ancora Inter che recupera la palla, il tiro di Di Marco. E l'Inter è brava a recuperare palla e a soffocare la ripartenza dell'Udinese. Un po' come era stato alla fine del primo tempo nel recupero palla per il 2-1. È un Inter che, ripeto, oggi mi sta piacendo dal punto di vista della concentrazione e della rabbia, più che della concentrazione, perché se vogliamo nemmeno quello è il termine giusto, della rabbia, della grinta. Ecco, questa deve essere sempre la determinazione a contraddistinguere la squadra, perché se poi la mettiamo alla pari degli avversari, la qualità c'è ed è ampia. I giocatori dell'Inter sanno dare del tuo al pallone. Batte il calcio d'angolo di Marco, la palla che spiove in mezzo all'aria, la respinta di testa di Karlström, ricordo l'unico ammonito nel primo tempo, e quindi deve stare attento. Poi l'Udinese ha anche un po' di possibilità, andiamo a vedere la panchina con Lucca che è rimasto in panchina a scapito di Davis, c'è l'ex Daniele Padelli e Kellenkamp che era dato il trequartista, ecco potrebbe essere una mossa per sbilanciare un po' di più la squadra, e c'è Brenner, Iker Bravo e questi giocatori più interessanti in fase offensiva, mentre per l'Inter ci sono tutti a parte Barella infortunato e Buchanan che è dato in netto recupero, dovrebbe tornare anche lui come Barella dopo la sosta di ottobre, quindi che stanno perdendo per la prima volta in casa quest'anno. Avevano perso con la Roma, ma all'Olimpico nell'ultima giornata. Comunque si alza anche il livello delle avversarie. Roma e Inter sta pagando tanto. Scuola di Rupinic con Frattesi riparte l'Inter. Attenzione, la palla è buona per Lautaro. Grandissimo lo stop e poi il pallonetto. Che bella idea, ma colpisce un po' troppo male, lento, troppo piano. Se stato gli bravo riesce il portiere, Mario, qui esce un euro gol, però. Sì, hai ragione, però ecco, io preferisco a Verona due anni fa. Preferisco un gol vero che un falso euro gol. Hai ragione, perché erano 3-1 questo, e si poteva qui generosamente passare la palla. Questo è l'egoismo del bomber. Sì. Il bomber tira, prova a fare lui il gol, non c'è niente da fare. No, però stato l'idea bravo era veramente bella, perché il gol il portiere sarebbe è uscito stato bello. Perché se ne aveva giù era gol. Ma se la dai di lato va in porta la pallone. Se la dai gol. Se la dai di lato la porta è sguarnita. L'altro la deve solo appoggiare dentro. Sì, questo davvero è non me lo aspetto da Lautaro che è il capitano. Sì, no, ma infatti lui è sempre generoso. Però stato ce l'aveva di fronte. No, poteva darla. Poteva darla. Onestamente, anzi, avrebbe fatto una mossa ancora più da capitano. Intanto mi segnala Francesco Pini, e lo ringrazio ovviamente per questo, che c'è stato un piccolo incendio nella zona stadio di Genova e che pare sia stata danneggiata la zona VAR, quindi attenzione perché insomma senza il VAR la partita per ora è confermata, non ci sono slittamenti o altro, però c'è questa ulteriore difficoltà in una gara, ricordiamolo, che si giocherà a porte chiuse. Ma come la zona VAR? Il VAR non è Alissone?
Mamma mia, ragazzi, hai ragione, Mario. Sì, il VAR è Alissone, però evidentemente non sempre, ci sono. Non no, io credo che sia Alissone, però sai che comunque Alissone, ci sarà. Ma anche... si gioca a porte chiuse Genoa? Si gioca a porte chiuse. Se sì. Tu strano guardi perché... le designazioni degli arbitri. In scusate, calcio partite, d'angolo per l'Udinese, è battuto sul primo palo. Va nell'antistadio respinto. Dello stadio. Non sì. So se sia no, caso però ecco, adesso io non so dirvi nello specifico che cosa si intenda per zona VAR. Però, insomma, io vi riporto questa notizia, grazie a Francesco, perché noi siamo qui in diretta e quindi certo. Monitoriamo tutte le situazioni. Torniamo da Michele, palla all'Udinese, vai. Sì, palla all'Udinese, rivedendola, ha ragione Mario, c'erano Darmian e Mkhitaryan tutti soli, ecco, non proprio due bomber, due che hanno anche sbagliato dei gol anche oggi. Attenzione all'Udinese, la palla che viene tenuta in campo dai centimetri ancora dei giocatori dell'Udinese sul secondo palo, e quindi attenzione ancora l'Udinese che la rimette in mezzo, si gioca con questi cross continui, cerca di ripartire l'Inter con Thuram che prova ad accelerare, vediamo se va a puntare l'uomo, lo tiene Zarraga, arriva anche il raddoppio di Zemura e quindi ora rimessa laterale, stanno per entrare Arthur Attà, mediano francese, tanto per cambiare 1,89 m pure per lui, e poi entra Brenner, attaccante, lui un po' più basso, 1,75 m, ce n'è anche uno basso nell'Udinese, pensavo che li prendessero solo sopra il 1,90 m, invece no, entra Brenner che comunque sta facendo una bella stagione, e quindi vediamo al posto di chi, allora di Karlstrom, quindi Karlstrom ammonito, esce, entra a Tà, mediano per mediano, Brenner potrebbe prendere il posto di... vediamo se esce proprio Toven che era il capitano, mi sembra di sì perché la fascia va Biol, evidentemente era molto stanco e infatti sì, esce Toven, entra Brenner, non cambia l'Udinese perché gioca ancora con i due trequartisti e Kellenkamp e Brenner dietro Lucca, ha cambiato un po' tutti gli attaccanti, saluta il pubblico Toven, un Udinese che ripetiamo ancora rimane buona la partenza del campionato, però tre gol dalla Roma, tre gol dall'Inter e ancora non è finita, mancano 16 minuti e mezzo. Incredibile distrazione ancora dietro, bravo Lucca però approfittarne, campo aperto, non si può lasciare tutto questo spazio, 3-1 in vantaggio a 8 minuti dalla fine, l'Udinese l'ha riaperta, grande esultanza di Lucca e ora finale di partita diverso perché lo dicevamo prima, no? Non si deve mai dare nulla per scontato nel calcio ed effettivamente Michele, l'Udinese in una delle poche situazioni create nel secondo tempo va a trovare un gol che però può dare verve, entusiasmo in questo finale. Perché stavo vedendo la difesa dell'Inter è piazzata male con De Vrij e Çalhanoğlu perché l'Inter in fase di impostazione ha il centrale, uno dei centrali e il regista, quindi i due diciamo terzi di difesa erano tutti in avanti, persa una palla in attacco, Bissek sul centro-sinistra è completamente in avanti. Lucca scatta sul filo del fuorigioco, poi è bravo con Çalhanoğlu anche con la sua stazza a vincere il duello, si presenta da solo davanti a Sommer e lo batte, e c'è da soffrire fino all'ultimo perché adesso ovviamente l'Udinese si butterà tutti in avanti anche con quest'ultimo cambio, Iker bravo per Zarraga ma anche Inzaghi è arrivato alle ultime due sostituzioni con Zelischi per Frattesi, ma perché? E udite udite Correa per Lautaro, questo è un cambio strano, no, Correa non può Correa giocare dentro per Lautaro a 5 dalla fine in una partita che si è riaperta, però insomma magari evidentemente non ne aveva più. Proprio più non ne aveva non più, aveva sì. Più. Però il allora... problema è che hanno ancora Correa e se lo portano in giro da 2 anni sì. Sì, però almeno è uno che se gli dai la palla la sa un po' gestire, la può addomesticare, perché poi non mi voglio ripetere, però ormai, siccome il calcio è fatto molto di testa, adesso sono cambiate le situazioni psicologiche, perché è inevitabile che il gruppo sente la paura del risultato e l'altro tenta il tutto per tutto, quindi sì. È cambiato tutto in questi minuti finali, è ovvio. Guardate chi ha la maglia di Correa, perché è difficile trovare qualche interista che ce l'abbia, ma noi ce l'abbiamo. Sì, no, ma, Simone ma... Barbato, con Simone... maglia di Correa al seguito. Simone, dopo non Correa... era preparata, perché non potevamo neanche immaginare che entrasse Correa. Quindi attenzione all'Inter. Con Taremi sulla destra, punta l'uomo. Vediamo che cosa decide. Decide di gestire il pallone. Poi Darmian, però l'Inter ora attacca a destra con Zelischi. Non è fuori gioco, vediamo Zelischi. Piotr Zelischi all'indietro, Darmian il cross. Anticipato Carlos Augusto che è andato ad attaccare l'area. L'Inter però qui deve essere intelligente, bello. Deve avere la testa, ora palla lunga su Okoye, perché già il secondo gol preso col doppio vantaggio, con la squadra sbilanciata, non è una cosa, diciamo, da grande gestione dei momenti. Adesso bisogna invece tenere
la concentrazione alta e anche gestire il pallone, fare il possesso palla. Inzaghi che richiama i suoi dietro la linea della palla. Attenzione anche ai talentini che sono entrati nell'Udinese, a partire da Iker Bravo, ma anche fallo, Brenner, che abbiamo detto fallo, sta facendo una buona stagione. Mancano 2 minuti alla fine della partita, ma poi ci sarà anche qui il recupero. Allora fammi andare un attimo da Marianna, perché volevo chiederle una cosa. Poi è arrivato il gol di Lucca e quindi ha cambiato un po'. Marianna, ecco, ancora una volta è sulla gestione però che cade l'Inter qui, rispetto all'Inter dell'anno scorso. Sì, esattamente. Lucca è entrato in maniera strepitosa all'interno della partita, ha completamente cambiato un po' ha scombussolato gli equilibri dell'Inter, ecco, questo sicuramente. Però in questo momento sto pensando a Lautaro, che ha sprecato quell'occasione mettendo un po' di egoismo nell'azione anziché passare la palla. Perché comunque già anche analizzare quell'azione, fosse stata nel primo tempo sull'1-0 o comunque appunto sull'1-1, sarebbe stato un grandissimo errore. E visto che è arrivato 3-2, è stato comunque un errore abbastanza importante, perché è un egoismo che puoi mettere, però come abbiamo detto, il calcio fino al 90esimo più recupero, non, la partita non è ancora finita. Sì, e in effetti ci vuole tanta tempo. Come diceva anche Michele, giustamente il calcio non è fatto soltanto coi piedi, ma è anche una questione psicologica, di testa e di gestione, appunto, quello che abbiamo criticato praticamente nel corso di questa partita parte dell'Inter. Ancora Udinese, adesso arrivo ragazzi, però andiamo da Michele perché sono proprio gli ultimi secondi di partita e... 5 di recupero, ci anticipa Ezio. Siamo ancora un minuto dalla fine, quindi dovrebbero essere i 5 minuti di recupero. L'Udinese che ora ovviamente si riversa tutto in avanti con tanti giocatori offensivi, soprattutto con Lucca che suona la carica dopo il 2-3. È vero, quel gol mangiato, veramente meglio non ricordarlo in questo momento. Attenzione all'Udinese ancora a destra, vediamo se l'arbitro dà la rimessa dal fondo e il fallo, perché qui c'è un contrasto Mkhitaryan con Kellenkamp. Mano, dice Kellenkamp, i due giocatori sono finiti a terra nel contrasto. Vediamo, adesso ce lo faranno rivedere. L'arbitro credo che abbia optato per la rimessa dal fondo, vediamo. E Kellenkamp, Mkhitaryan che cade, travolge anche Kellenkamp. Non è neanche mano in realtà. Ma non qua è bisognerebbe non vedere la dinamica in velocità dall'alto, perché qua mi sembrava se che tutti e due fallo, vanno a terra. Non c'è niente da dire, gli mette la gamba davanti. Beh, però spingevano tutte e due, di solito questi non li fischiano. Quattro. Quindi ancora 4 minuti di partita, io direi che li viviamo tutti con Michele Borrelli. Dai Michele. Okay. Udinese che respinge ora la rimessa lunga dell'Inter, c'è Zielinski che prima ha fatto un passaggio corto, si deve calare subito nella battaglia, perché qui c'è da battagliare fino all'ultimo. Inter che ora con Mkhitaryan e Taremi tengono questa palla viva. L'Udinese è tutta sbilanciata in avanti perché deve provare, l'Inter deve poter approfittare, può approfittare di questo sbilanciamento. Per ora l'Udinese ha recuperato le posizioni perché l'Inter si accontenta di tenere la palla. Avanza Çalhanoğlu, attenzione, se ne va a destra da Zielinski, la classe di Çalhanoğlu e Zielinski. Vediamo, Çalhanoğlu in mezzo, attraversa tutta l'aria questo pallone, finisce dall'altra parte fuori aria dal brasiliano Carlos Augusto che va all'indietro. Ora Bissek, l'Udinese che si prepara poi tutta dietro a ripartire. E l'Inter che però non gli deve dare questa possibilità, quindi più che attaccare tenere palla ragazzi, tenere palla. Zielinski che si avventura in mezzo a tre, alla fine decide di servire Carlos Augusto, troppo forte però il passaggio di Zielinski, grande classe di Zielinski, però sono già due passaggi, uno corto, uno lungo, e bisogna entrare lucidi qui, lucidi, perché l'Udinese ora ci proverà fino in fondo, ultimi 3 minuti. Significa 180 secondi, no. Attacca da destra, pericolo, tenere le posizioni, marcare vicino agli uomini. Bissek che fa passare questo pallone, Acerbi scivolata. Ancora ora Taremi a dare una mano alla difesa, ma l'Udinese sulla tre quarti riconquista la palla. Attenzione, attacco, ma Correa che Brenner che prova a metterla in mezzo, respinto da Taremi. Bravo Taremi, Correa, Taremi, Correa, la strana coppia. Attenzione. L'avevamo vista da Piano Gentile quest'estate, giocare aspettando i big. Correa si fa tutto il campo, ma prova a servire Taremi, respinta dalla difesa, ancora Mkhitaryan, Correa sul destro, il tiro, la parata di Okoye che si allunga e fa valere tutti i suoi centimetri per andare a deviare in calcio d'angolo. Correa vicino al 4-2, Inzaghi che richiama i suoi. E Correa ora inquadrato, che con un gol si sarebbe pure potuto sbloccare, proprio perché sapete tutta la vicenda di Correa, Marsiglia, prestito, 0 gol l'anno scorso. E ora Inzaghi che prova a recuperarlo anche psicologicamente, fa affidamento in campionato, non è in lista Champions, anche sull'argentino che in passato gli aveva anche dato soddisfazioni tra Lazio e Inter, fortemente voluto, non ha mantenuto le attese in questi anni. Calcio d'angolo per l'Inter che ora si prende tutto il tempo
per battere dalla bandierina, e adesso, come spesso si fa in questi casi, bisogna tenere palla in bandierina. Siamo già in bandierina, restiamoci. Cialanoglu, Taremi, che aspetta l'arrivo di due giocatori dell'Udinese. Poi fa girare palla con Zelischi, ancora Taremi. Bravo qui il giocatore iraniano a far girare palla, un minuto e mezzo ancora alla fine, con Inter in possesso. Zelischi, bravo per Taremi, ancora sulla linea di fondo. Taremi intelligentemente non crossa, però c'è fuori gioco e perdiamo palla. Diamo l'ultima chance all'Udinese di andare in avanti, un minuto e dieci. Okoye la rimette subito in gioco, il lancio è lungo, vediamo se qui Bissek e Acerbi riescono a recuperare subito palla, sì Acerbi per Mkhitaryan che deve gestire all'indietro, bravo, andiamo da Sommer, bravi, Darmian, ancora Sommer, 55 secondi, peccato questa sofferenza finale, non ci voleva, ancora Bissek, ora Inter che è sulla sinistra, bello. Taremi, bello, spizza per Correa che poi però trattiene, anzi Correa per Taremi, c'è un fallo, fanno proseguire, attenzione, Taremi è tutto solo, fa sedere Okoye, poi il pallonetto, la palla finisce in gol, vediamo se però il gol verrà dato perché mi sembrava un fallo evidente, infatti vediamo un po'. L'aveva fischiato, sì. Ah, l'aveva fischiato, allora perché ha proseguito, vabbè, ha lasciato correre, o meglio, aveva fischiato. Ha guadagnato qualche secondo. Era fallo netto, punizione per l'Udinese, gli ha tirato la maglia, la spizzata di Correa proprio per Taremi, che poi aveva fatto lo scavetto, quello che non era riuscito a Lautaro sul 3-1. Quindi ultimo assalto dell'Udinese, Okoye, 10 secondi al termine, tutti a saltare, palla in avanti, Zelischi respinge, ancora Cialanoglu sul pallone, combatte il turco, guadagna un rimpallo, poi c'è Correa che lotta, vediamo Sacchi, fischia alla fine, e l'Inter vince 3-2 a Udine con una sofferenza finale, giusto per dare importanza all'inno nerazzurro. Cosa c'è di meglio di una continua sofferenza per arrivare alla vittoria? E poi non lo continuo perché Mario sa come va a finire. E l'Inter dunque vince la partita soffrendo, ma la vince, va a quota 11 come Milan e Torino, Milan che ha già giocato, il Torino invece no, gioca domani.